Ieri, presso la sede dell'associazione Incontriamoci Sempre di Pino Strati, sita presso i locali della stazione ferroviaria Reggio Calabria Santa Caterina, si è tenuto l'incontro dedicato alla poesia dialettale. L'appuntamento, intitolato I miei pensieri, ha raccolto la partecipazione di molti poeti reggini che, coordinati da Elena Festa e Pino Cammara, a turno hanno recitato le loro poesie dialettali. E per l'occasione, data la giornata, il tema scelto è stato la mamma. Durante lo svolgimento della serata c'è stata anche la partecipazione del cantautore reggino Aurelio Mandica, che ha regalato al pubblico presente degli intermezzi musicali spaziando in un vasto repertorio. Al termine della serata, l'associazione, con la collaborazione degli sponsor, ha offerto ai presenti un abbondante aperitivo, conclusosi con il taglio della torta. Subito dopo, ai nostri microfoni Telemia, dell'evento ne abbiamo parlato con i conduttori Elena Festa, Pino Cammara e col cantautore reggino Aurelio Mandica. Noi abbiamo diciamo, scelto questa giornata proprio della festa della mamma, proprio perché per noi il dialetto è la madrelingua, è la nostra madrelingua, quindi è stato bellissimo poterlo festeggiare in questa giornata dove sono state declamate tante poesie. Da tanti poeti presenti, erano almeno una ventina, perché noi diciamo alcuni non sono potuti riuscire, non sono riusciti a venire. E quindi è stato proprio molto bello, tante poesie sulla mamma, dolcissime, e altre magari sono andate anche fuori, perché abbiamo pensato anche di parlare sul Reggio, di innalzare la nostra lingua o qualsiasi altro argomento purché fosse. Diciamo che si sentisse proprio quest'amore, questa passione che noi abbiamo per il dialetto. Io ormai cultrice di questo dialetto lo sono da oltre 25 anni e abbiamo fatto anche durante la serata, è stata allietata anche da alcuni sketch che abbiamo fatto insieme a Pino Cammara e Colosi. E tra l'altro c'è stata anche Caterina Zema che ha cantato delle canzoni e insieme siamo stati il gruppo di Divertiamoci con il nostro dialetto. L'appuntamento prossimo io lo posso dare presso il santuario di Sant'Antonio in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio con un concorso di poesia che curo io personalmente da tanti anni, giovani sempre, che il 10 giugno faremo la premiazione di tutti, anche molti di questi poeti saranno presenti lì da noi con vero piacere, con tanta gioia veramente. Sì, abbiamo fatto un po' di canzoni di successo, la gente ha risposto alla grande, è sempre bello venire qui all'associazione Incontriamoci Sempre e poi ho presentato la canzone Grazie Mamma che ho scritto qualche mese fa. Ha avuto un bel successo e sono molto contento.